non è stato il caso del primo drive dei Grizzlies e nemmeno del primo drive dei Jaguari. Pistol formation, c'era stata una play action, ricezione proprio di Sec, attenzione perché resta in piedi, è sulle 40, è sulle 50, non riescono a portarlo a terra, poi arrivano in tre. E comunque ottima la ricezione del numero 80. Oh, di Lille, allora, dalle direi 30, no, 20, sì, 37, 37 38 37, yard. Simo. Giustissima la misura, attenzione, snap alto, pasticcio. E quindi nulla di fatto per i Jaguari. Arriva la pressione dei Jaguari, Watkins riesce a scappare, trova il ricevitore libero per il primo down, poi arrivano in tre. Ma Grizzlies che conquistano una trentina di yard, siamo nelle 30, territorio Jaguari. Terzo e 18 per i Grizzlies di Roma. Sempre shotgun, due ricevitori, tre ricevitori a destra, è uno screen giocato per Arca che si sviluppa anche bene, prende velocità Arca ancora in piedi, non chiude il down. Fa un fumble. Fumble recuperato, però ma credo ci fosse un down by contact, Simone. Abbastanza una costante, Watkins guarda proprio da quel lato, poi decide di portare lui palla, è vicino a chiusura del down, lo chiude, prende il largo e sulla destra ancora in piedi, non riescono a portarlo a terra e poi va giù sulle 18 per mettere i primi punti della partita. Strong formation, gioca una bellissima touchdown. Finta ed è un touchdown Carbone. Di Carbone, Lorenzo Carbone, primi sei punti della partita. Ci sta a dire comunque ha dimostrato di aver imparato la lezione e abbiamo tessuto le lodi proprio un paio di settimane fa. Nicola Scaramuzza, si vedeva che era una finta, mamma mia, mamma mia! E il recupero dei Grizzlies, è un primo down Grizzlies di aver visto un'altra formazione. Eccolo qua lo snap, ovviamente situazione di lancio, però poi Watkins decide di mettersi in proprio. Attenzione, balletto e touchdown di Watkins. Touchdown Grizzlies, touchdown Watkins. Poche corse tutto sommato da parte dei due attacchi. Shotgun, passaggio per Sec, completamente attenzione, libero. Touchdown Jaguari. Touchdown Jaguari Torino. Touchdown Sec. Arriva la pressione, ottima, lancio per Scaramuzza che riceve, touchdown Jaguari Torino, touchdown Scaramuzza, Jaguari 13, Grizzlies 12 in attesa di extra point. Magari... potrebbero anche coprire con un paio di play. Sì, esatto, magari un primo lancio corto a uscire, e invece addirittura una... attenzione, halfback pass di Arca, papera ferita ma anche una. Eppure stanno giocando una bella partita. E ancora più bella con questa ricezione prima nel goal. Cuore della difesa dei Jaguari. No. E prova a correre ma dalle 5 yard a quel punto c'è un fumble. Attenzione perché è il numero 52 dei Jaguari che va a segnare. Touchdown Jaguari Torino. Incredibile Andrea. Che touchdown, cosa abbiamo visto? Davide Robaldo! Incredibile! E hanno solo questo problema di un roster veramente corto. Corto! Pasticcio del team di ritornatori dei Jaguari, Maritano che droppa la palla e poi viene presa da Sec che è in piedi ma soprattutto ha un'accelerazione notevolissima e ha luce davanti, solo il kicker dei Grizzlies che cerca di fermarlo ma non ce la fa. Touchdown Jaguari, signori, questo potrebbe essere la parola fine sulla partita perché i Jaguari a questo punto allungano di due segnature e più. Terzo, scusatemi, e 20. 20, forse anche di più, 22-23 yard. Cacciolato, arriva cacciolato. Watkins deve lanciare la palla a Morelli. One hand catch per Morelli. Che intercetto, perché tra l'altro intercettando anche colpito duramente ricevitore inteso dei Grizzlies. Vediamo sempre pistol, finta di handoff, è una play action, il lancio è lungo, Giuliano è da solo e c'è touchdown Jaguari Torino, touchdown Giuliano e adesso i padroni di casa stanno dilagando. Simone, è un lancio per i Jaguari, Sumella che fatica a liberarsi, ma che ricezione in tuffo per Alessandro Mella. Lancio veloce, Sumella, touchdown Jaguari Torino, touchdown Mella. E proprio in quella partita contro i Seamen abbiamo visto una serie di intercetti veramente
dolorosi per i Jaguari, due dei quali si sono tradotti in un touchdown. Attenzione, touchdown di Ciattaglia. Touchdown di Ciattaglia, schierato come fullback. Touchdown Jaguari, touchdown Ciattaglia, e quindi siamo adesso in Mercy Rule, Simone.